muove la coda quando è tartufo bianco. Sì. E vedi che proprio, sembra più felice, non so come spiegarlo, però dà proprio dei segni in cui si capisce. Toby, vieni! Eccolo lì. Ah, bellino questo. Una dimensione ideale del tartufo? Allora, diciamo che dal punto di vista qualitativo un tartufo può entrare in maturazione senza essersi riuscito a sviluppare molto, quindi essere anche un tartufo piccolissimo ma molto maturo, e a volte il tartufo grosso non sempre è maturo. Le dimensioni, diciamo che non hanno una, non pregiudicano la qualità organolettica. C'è un nesso fra la forma e il profumo? Non sempre, però diciamo che è più semplice da lavare, si affetta meglio, anche in un certo senso, non si rompe, non si spreca, c'è molto di torzoluto, a volte affettandolo col taglio a tartufi possono partire dei pezzettini e quindi rompersi un pochettino, diciamo una miglior resa, più rotondo, più una miglior resa, e presenta anche bene, perché uno si deve fare un regalo, no? O portarlo in tavola, insomma, secondeggiante, anche più bello da vedere. Un prodotto liscio, pelle liscia, dorata, regolare, senza difetti estetici, quindi non presenta buchi, non presenta mangiature di insetti né di lumache, e la perfezione, no? Poi chiaramente noi si raccoglie anche un altro prodotto, questo sarà categorizzato diversamente perché è leggermente mangiato dalla lumaca e poi ha questa macchia, è una macchia del fogliame questa, nel senso che o la radice a volte, ma soprattutto le foglie possono lasciare questa macchia, difetto visivo, a volte basta semplicemente grattare un po' e sotto il prodotto è sano, e di ritorno appunto andiamo sulla pasta proprio marmorizzata sua, però è leggermente difettato. Quanti grammi devo considerare se voglio fare un piatto di tagliarin? Sui tagliarin diciamo 6-8 grammi di tartufo bianco, e sulle uova generalmente si usano 3-5 grammi. Bisogna ricordarsi che dà il meglio di sé sui piatti caldi, perché la temperatura del piatto, siccome è una molecola molto volatile, il bismetil di metano che c'è nel tartufo, diciamo che ad alte temperature volatilizza diciamo meglio, insomma più si alza la temperatura e più profuma il tartufo. Un tartufo appena estratto dal frigorifero generalmente non profuma come un tartufo lasciato mezz'oretta sul tavolo a temperatura ambiente. Mezz'ora prima di portarlo in tavola andiamo a proprio sciacquarlo sotto l'acqua corrente con uno spazzolino, quindi dobbiamo togliere il residuo. A quel punto abbiamo pulito, tolto, lo asciughiamo, lo lasciamo tranquillo a tavola ancora mezz'ora, di modo che si riprenda perché subisce un po' di shock, no? Quindi in qualche modo dobbiamo lasciare mezz'ora il tempo al tartufo di riprendere la sua attività proprio di rilascio del profumo. E allora si può mangiare. Michelangelo. Aspetta, il sistema. Questa la metto. Cosa ci consigli per utilizzare il tartufo in modo un pochino particolare ma semplice? Allora, innanzitutto consiglio di utilizzare il tartufo con dei prodotti non necessariamente nobili, se vogliamo. Io utilizzo il tartufo per esempio sul cardo. Faccio questo cardo arrostito in un burro profumato al tartufo bianco. Semplicemente prendo il burro e lo metto nella stessa confezione, nello stesso contenitore del tartufo, quindi il burro assorbe tutti i profumi del tartufo. Utilizzo questo burro per arrostire il mio cardo, dopodiché aggiungo della fava di tonka rapé e concludo il mio cardo con un'infusione leggera alla bagna cauda e fava di tonka. Quali sono le zone migliori? Per me l'Astigiano, anche la zona che va da Nizza, Monferrato, Monvercelli, Vinchio, sono le zone migliori. C'è una terra sabbiosa di collina, quindi drena molto bene
il tartufo è un profumo buono perché non nasce in, diciamo, in pianura o in prati, terreni bassi dove non so, l'acqua tende, quando piove l'acqua ristagna e di conseguenza non ha un buon profumo. Quella è la zona che preferisco in assoluto, come anche Monte Oroero, Cisterna d'Asti, trovo che ci sono dei tartufi di ottima qualità, ecco. Allora io mi siedo a tavola e chiedo due uova con il tartufo. Come faccio a capire se mi stanno dando veramente un tartufo pregiato bianco oppure se mi stanno dando una, a parte il profumo ovviamente? Beh, in realtà l'indicatore principale è il profumo, perché diciamo dal punto di vista visivo il colore del prodotto, ovvero la gleba, cioè la parte interiore del tartufo, bianco non sempre è un color nocciola oscuro come dovrebbe essere. Ci sono infatti delle varietà di piante che possono produrre un prodotto che è più chiaro di colore pur essendo maturo. Quindi come suggerimento sempre insomma odorare bene il prodotto, se possibile col tatto verificare che sia ancora, diciamo, che non inizi a essere gommoso, troppo gommoso, che questo è un indice della vecchiaia del tartufo. Anche il peso del tartufo in sé è un indice di freschezza o meno, in quanto diciamo deve avere un peso specifico un po' elevato, ma questo su le mani diciamo un po' esperte riescono a riconoscere il peso di un tartufo e capire quanta acqua ha perso, quindi di conseguenza quanto è vecchio o fresco. Bellissimo, un consiglio per fare le uova al tegamino col tartufo e nel modo perfetto. Uova al tegamino e tartufo, allora, semplicissimo. Allora, vi consiglio sempre di se avete la possibilità, di prendere delle uova e di inserirle all'interno di un contenitore con il tartufo. Insieme alle uova mettete anche del burro, quindi un panetto di burro leggermente aperto in modo tale da far assorbire tutti i profumi del tartufo. Dopodiché, sì, io consiglio sempre di sciogliere una nocciolina di burro profumato al tartufo, di salare il padellino con il burro. Non salate mai l'uovo perché potrebbe comunque formare una pellicola fastidiosa sopra il tuorlo, quindi rompere l'albume, solo l'albume, cuocere a fuoco moderato l'albume e poi aggiungere quasi fino a cottura il tuorlo e ultima la cottura. E sopra il tartufo bianco. Il tartufo acerbo, una volta raccolto, non matura più. Non matura più. No. Nemmeno vicino alle mele. No. Il tartufo in sé è un buon prodotto dall'inizio, metà di ottobre, non prima. Almeno raramente prima si trovano prodotti maturi che non abbiano, ad esempio, i vermi, che si sviluppano nei momenti, diciamo, che fa molto caldo, come diciamo i primi porcini di giugno. Poi invece da ottobre eccetera, con i primi freddi, specialmente a novembre, il tartufo arriva al top. Meglio Tobi, te. Anche la volontà è molto importante, forse ancora più del fiuto, perché la volontà è tutto, come nelle persone. Se vuoi, puoi, detto quello, anche coi cani.